numeri, perché è questo che si chiede a quest'anno, no? Rispondo pure al consigliere Caraccio. Allora, l'ultima riorganizzazione della Tari è stata per il comune di Lendini nel 2015, va bene? Nel 2015 il comune spendeva per tutto praticamente quello che riguarda la spazzatura, lo dico così semplicemente, 3.729.000, eccetera. Nel 2018 il comune di Lentini paga, spende 3.650.000, mi pare che ci fu un refuso e qualche cosa. Così suddivisi, quindi 3.650.000 euro, a cui si devono togliere 231.000 euro riguardanti, questo è il piano che ci è stato dato, riguardanti il ricavo della raccolta differenziata, però da togliere 109.000 euro per altre spese. Insomma, il totale è 3.654.000 a fronte dei 3.729.000 del 2015. D'accordo? Quindi abbiamo praticamente un risparmio tra il 2015 e il 2018 di 75.000 euro. Questo è il risparmio tra il 2015 del comune di Lentini e il 2018. Guardiamo le tariffe. Le tariffe Tari del 2015 e 2018. Voi sapete, io mi rivolgo perché gli assessori, perché anche i cittadini che sono qua presenti devono capire come funziona la situazione. La tariffa viene calcolata con una quota fissa e una quota variabile. Io qui ho i due specchietti fatti, cioè delle tariffe calcolate, delle utenze domestiche e non domestiche, calcolate a metri quadri per 1, 2, 3, 4, 5, 6 più persone nel 2015 e nel 2013. Non vi snocciolo qui i numeri perché non, poi perdereste anche il senso. Vi dico i calcoli. Per una persona nel 2015, 100 metri quadri, una persona nel 2015 pagava di bolletta 209 euro. Nel 2018 una persona pagherà 214 euro, cioè 5 euro in più. Per due persone, sempre 100 metri quadri, 2015 375 euro, 2018 369 euro, cioè una famiglia di due persone andrà a risparmiare 5,80 centesimi euro all'anno, che significa 0,50 al mese. Tre persone, qua ci sono gli specchietti, si possono fare degli studi calcoli, tra l'altro 2015 all'ufficio tributi c'è anche la tabella riepilogativa tariffe 2018. Tre persone nel 2015, tra il 2015 e il 2018, tre persone, 100 metri quadri, 11,29 euro, un euro a famiglia al mese, 4 persone meno 15,25, 1,20 euro a famiglia al mese, 5 persone 22 euro, significa 1,80 euro al mese a famiglia. Questi sono i risparmi che avranno le famiglie lentinesi dal piano del 2015 al 2018. Veniamo alle utenze non domestiche. Ho fatto soltanto due esempi perché la percentuale adottata da questa amministrazione che ci propone al Consiglio Comunale questa amministrazione è di un aumento del 112%. Dico bene, 112%. Ho fatto un piccolo calcolo perché sì, le nostre attività, ci sono i magazzini, ci sono i supermercati, ma ci sono le piccole attività che sarebbero quel cuore pulsante che con tutte le difficoltà continuano a sopravvivere all'indirizzo.
continuano a sopravvivere alle fine. Vi faccio un esempio. Un venditore di ortofrutta, non un supermercato, un venditore di ortofrutta, nel 2015 per un'attività di 50 metri quadrati, dico 50 metri quadrati, dava al comune 825 euro l'anno. Con la nuova tariffa Cari darà al comune 1750 euro. 1750 euro! Significa 146 euro al mese. Al mese, a parte tutte le spese, affitti, e ICI, tutto soltanto di Cari. Voi volete la morte delle attività produttive a Lentini, volete farle morire! Lo sa qual era la soluzione? La soluzione è semplice: mantenere le tariffe del 2015, dire ai cittadini che ancora la raccolta differenziata non ha prodotto i frutti che voleva, dire ai cittadini con sincerità che ancora non siamo pronti a togliere un euro della tariffa e lasciare sopravvivere, non togliere totalmente l'ossigeno alle attività commerciali. Perché è bello farsi le pubblicità per ridurre la tariffa sulla pelle dei cittadini. A questa è una cosa indegna quello che sta succedendo in questo Consiglio Comunale. E io chiedo ai consiglieri di maggioranza e a tutti quelli anche di opposizione di non votare questa schifezza, di non votarla, perché la soluzione c'è. Manteniamo le tariffe del 2015, perché a me famiglia un euro al mese non mi sposta nulla nella mia vita, nulla. Certo non risolve i miei problemi, economici togliendomi uno, ma un'attività commerciale, 150 euro al mese, solo 150 euro è il guadagno di un'attività commerciale. Scusatemi, ma non posso pensare che un'amministrazione amanti di serietà, di produttività, un'azione pubblicitaria, perché questa è solo un'azione pubblicitaria. Ecco qual è la soluzione, dottore Caracciolo.